tutti, questo è per voi, cari lovers! Cari lovers di Nate Giusi, come vedete, la famiglia di Nate Giusi si ingrandisce sempre di più. Oggi c'è il panda, ieri c'era il polastro, ci sono i pupazzetti, mamma mia, chi più ne ha più ne metta. Comunque, oggi vi vogliamo parlare del turnover di uomini e donne, perché nonostante l'ultima registrazione sia stata fatta rigorosamente a porte chiuse, per i motivi che ben sapete, qualche notizia è trapelata lo stesso e oggi noi ve la raccontiamo per filo e per segno. Quindi bando le ciance e ciancio le bande, prego Giusi! Femmina, tu sei una mala femmina! E così che avrebbe iniziato Armando Incarnato, signor la puntata di Uomini e Donne, signori e signori. Comunque, da poco è stata registrata la nuova puntata del Trono Uover di Uomini e Donne! Il Trono Uover di Uomini e Donne, sotto Pasqua, ovviamente, c'è l'uovo di Pasqua. Comunque, Armando Incarnato, mai cognome è più azzeccato per una persona. È fastidioso come un'unghia incarnata quell'uomo! Mamma mia, non lo sopporto! Si è trattato, come era prevedibile, come è avvenuto in tutti gli altri programmi televisivi, di una registrazione un po' diversa dalle altre. Ebbene sì, come sapete, appunto, proprio per il coronavirus, molte trasmissioni addirittura sono state proprio sospese, no? Eh sì, molte trasmissioni sono state sospese, altre trasmissioni sono state modificate completamente. Gira voce che la prossima edizione di Ballando con le Stelle, sapete come avverrà? Praticamente ballerino e ballerina dovranno ballare ma senza toccarsi. Ora io dico, ci sta, ma non era meglio sospenderla? Ve li vedete due che ballano a distanza? Ma non lo so, staremo a vedere. Comunque proseguiamo. Ritornando a Uomini e Donne, infatti non tutti gli uomini e donne dei due parterre erano in programma, ma molti sono rimasti a casa in maniera tale da fare spazio ad un posizionamento delle sedie che consentisse di tenere i partecipanti ad un metro di distanza. Ragazzi, è gravissimo. E nel caso di Armando Incarnato a 2 metri, così per sicurezza. E poteva mancare di certo Gemma Galgani, ma non sia mai. Ebbene, qui si dimostra Maria De Filippi chi ha chiamato. Le pedine importanti, signori e signori. Gemma Galgani, può venire giù anche il mondo, può esserci la guerra punica, ma lei sarà sempre presente a Uomini e Donne. Il pubblico appunto era assente, i presenti non hanno mai potuto avvicinarsi più di tanto, con sedie sempre lontane e balli sospesi. Ed ora siamo molto curiosi di vedere questa puntata, perché sicuramente sarà un pochino paradossale, però perlomeno sono riusciti ad andare avanti con la programmazione. E comunque ad ogni modo lo spettacolo è andato avanti ugualmente. La nuova puntata, guarda un po', si è aperta nella stessa maniera con l'ingresso di Gemma Galgani. E tanto per cambiare, visto le diversità, le modifiche della puntata, Gemma Galgani ha fatto qualcosa di diverso. Si è lamentata in un video del comportamento di Tina nei suoi confronti e poi, cosa mai successa, ha accolto un nuovo pretendente! Questo cavaliere in questione è un nuovo arrivato e si è presentato appositamente per lei e la Galgani ha deciso di tenerlo! Ma certo, perché sennò che motivo ha di stare al centro dell'attenzione, Gemma? E io mi domando, ma è mai possibile che dopo tutti questi anni, dopo tutto quello che vediamo in TV, ci sono ancora uomini che vanno in studio per corteggiare la Galgani e mi venite a dire che sono interessati alla Galgani? Secondo me sono interessati alla Lucina Rossa, però chissà, mai dire mai. Le sue parole hanno fatto pensare che volesse proseguire con la conoscenza che il suo corteggiatore l'ha tradito. Cara Gemma, anche se viene il nostro amico Panda, te lo tieni, perché tanto, voglio dire, ce n'è uno che gli ha detto no, non mi interessa, non mi piace. No, anche se arriva il polastro, secondo me lo tiene. Ma certo che poi, dopo Gemma, chi c'è di importante? Se non c'è Ida, c'è adesso Veronica, è diventata la seconda, eh? E comunque poi nello stesso posto c'è Armando Incarnato. Appunto, si è passato a Veronica, la quale è uscita con Giovanni. Apparentemente le cose sono andate bene tra di loro. Ah, oh, finalmente qualcosa che va bene. No. Ma poi si passa a parlare di Andrea, ve lo ricordate? L'ex corteggiatore di Veronica, che dopo essere uscito diverse volte appunto con Veronica, adesso ha deciso di intraprendere una conoscenza con chi? Non vi dico il nome, vi faccio l'imitazione. Andrea! Che te sta di? Che te fai? Io non sono qua, sono 10 anni che sono qua e non mi vedo nessuno! Vabbè, non è proprio così, diciamo che è un po' esagerato, però il concetto è quello, no? Oh! Si riferisce a Valentina Autiero. Veronica allora è intervenuta per dire che Andrea dovrebbe vergognarsi, dato che è uscito con un'altra ragazza fuori dal programma,
durante la loro conoscenza. Colpo di scena, Andrea è uscito fuori dal programma con un'altra ragazza. Inaudito! Non sono mai successe queste cose qua! Ma che ci credi? Ma che ci importa? Vabbè, proseguiamo. A questo punto è intervenuta anche Valentina, che ha detto che Andrea non è assolutamente questo tipo di persona, che certamente le accuse erano false. Accidenti Valentina, mamma mia, non lo conosci già e lo difendi così a spada tratta? Vuol dire che ti sei presa una bella contarella, eh? Valentina, allora, premesso il personaggio che è, però è una che quando si innamora, eh? C'ha un po' l'innamoramento facile come la Gemmina, eh? O è una mia idea? Ad ogni modo, a questo punto della registrazione, chi volete che sia intervenuto? È ovvio, la coppia Omnia, Gianni e Tina, che invece hanno creduto alle dichiarazioni di Veronica e si sono scagliati in modo duro, in modo aggressivo contro Andrea. Poverino Andrea, che poi vi ricorda un po' Clark Kent, no? Lui è tutto minuto, così poi si trasforma e diventa Superman. Quest'ultimo chiaramente si è difeso il più possibile. Intanto, guarda caso, è intervenuto Armando per dichiarare di aver riflettuto dopo le parole di Maria De Filippi. E intanto sempre lì sta, sempre lì sta. Eh sì, ma di questo ve ne parliamo dopo. Adesso finiamo la storiella, poi mi raccomando restate sintonizzati perché abbiamo da dirvene di belle, eh? Perché Incarnato ha deciso di chiedere scusa a Veronica per le parole che ha utilizzato contro di lei nell'ultima puntata. La Ursida però è apparsa ancora molto offesa e ha deciso perciò di non accettare queste scuse che non le sono sembrate sincere. Avete capito? Quindi Armando ha chiesto scusa a Veronica e di solito quando uno ti chiede scusa le scuse vanno accettate, no? Lei no, non le accettate perché non gli è sembrato sincero. Ma no, Armandino, sembra tanto un ragazzino tutto a posto, tutto bello pulito, che non dice mai le bugie. Ma vi vogliamo dire una cosa, perché abbiamo intitolato questo video così? Armando Incarnato resta, Maria De Filippi mente. Ebbene, perché? Ritornando alla messa in onda appunto della puntata nella quale Maria De Filippi ha accusato il Partenopeo di intervenire sempre a sproposito, appunto ogni qualvolta una donna che ha frequentato si siede al centro studio, lui si è sfogato sui social scrivendo una frase citando il Vangelo Giovanni, versetto 8,3. Adesso arriviamo anche a citare il Vangelo, ma ascoltate, allora, Armando ha scritto ciò. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Ca, puntini puntini, o tutti santi o tutte sante, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, adesso permettetemi di dire una cosa, qui non c'entra la religione o la non religione, ma citare un versetto del Vangelo unito a una parolaccia, secondo me è una caduta di stile epocale. Cioè sarebbe veramente, se c'era la D'Urso lo faceva nero sicuramente, però la De Filippi, ma... Ebbene, inutile dire che dopo queste dichiarazioni sui social si è scatenato l'inferno, il pandemonio, la pandemia, chiamatela come volete, comunque si è scatenato di tutto. Eh sì, perché una dichiarazione del genere, volete che non ha smosso l'intero universo del web? E qualcosa mi dice che l'Armandino l'ha fatto apposta, perché lo sapete, no? Nel bene e nel male, basta che si parli di me! È questo l'emotiv del mondo dello spettacolo! Ma per concludere questo, appunto, nostro video, vi vogliamo invitare a riflettere. Ebbene sì, ragazzi, perché adesso vi abbiamo raccontato la rana e la fava, e adesso arriviamo al momento della riflessione. E la domanda è... Ma Maria De Filippi, in tutto questo, che ruolo ha? Se vi ricordate, lo scorso anno accade lo stesso putiferio in studio, ovvero quello tra Noel e Armando. Ve lo ricordate sicuramente, in quel momento sembrava proprio che la conduttrice, Maria, avesse cacciato fuori a pedatoni per sempre dallo studio Armando Incarnato. Invece così non è stato. Ad oggi l'ha ripreso perché non sopporta il fatto che ogni qualvolta faccia piangere le dame del parterre femminile raccontando ai presenti qualsiasi cosa, con l'intenzione di mettere la protagonista in cattiva luce. E se qualcuno si fosse perso l'ultima puntata, ve la riepilogo in due secondi. Praticamente Armando, voi lo sapete, no? Spara sempre a zero sulle sue ex frequentatrici. C'era Veronica Ursida al centro studio che stava frequentando altra gente, non Armando. Lui è intervenuto, come al solito, buttando fango su Veronichina, e a quel punto Maria De Filippi si è proprio arrabbiata. Tant'è vero che ha bacchettato Armando di brutto, poi ha tirato su e se n'è andata. Ha sospeso la trasmissione. Ma giunti a questo punto, dobbiamo proprio credere che Armando faccia parte della redazione e non lo sappiamo? È stato assunto proprio per creare certe dinamiche e mettere peperoncino di qua e di là?
Avete capito bene? La domanda della Giusy è questa. Ma Armando sarà mica assunto dalla redazione proprio per creare il putiferio? Se ci pensate, lui è sempre in mezzo a tutti i triangoli. Un po' come accade a Beautiful, no? Con Brooke, Ridge, Bill. Qui c'è Armando e compagnia bella. Perché la signora Costanzo, tutte le volte che è accaduto qualcosa di non chiaro in trasmissione, ha sempre preso provvedimenti e in questo caso si arrabbia? Ma non fa nulla per evitare ciò? Ebbene, a tal proposito mi viene da pensare, Luca Speracchi, mi viene da pensare la tronista che ora è incinta, Sara Fifella, mi viene da pensare Gianluca, ve lo ricordate Gianluca che l'ha cacciato? O è successo un putiferio? Perché con Armando non succede ciò, signori e signori? E se vi ricordate bene, Armando non è la prima volta che viene cazziato, ma lo sapete meglio di noi, no? Già dall'inizio, io mi ricordo, una delle prime puntate, già era uscita la segnalazione, si era scoperto che lui aveva un'amorosa fuori, è arrivato in studio, ha confessato, perché ha confessato, eppure sono passati gli anni e è ancora lì. Ma perché? Perché? Ce lo dite voi? Ebbene, per il momento è tutto, noi siamo molto felici ogni volta che finiamo il video, ogni volta che facciamo un video per voi, per farvi riflettere e per tenervi compagnia, ringraziamo tutti, ma proprio tutti, dalla A alla Z. E a questo punto, ragazzi, la rana e la fava ve l'abbiamo raccontata, a questo punto la palla aspetta voi. Fateci sapere, mi raccomando, senza parolacce, che cosa ne pensate di questo Armandino incarnatino. Ma veramente è protetto dalla De Filippi perché lo bastona sempre, ma lui sta sempre lì? Che cosa c'è sotto? È quello che pensiamo noi? Oppure, se avete qualche altra opinione in merito, fatecelo sapere. Soprattutto voglio dire una cosa, chi ci chiede i live, quando fate i live? Beh, grazie, siamo felicissimi di questa richiesta. Ci stiamo organizzando, perché tra le mille cose che abbiamo da fare cercheremo di soddisfare anche le vostre richieste. Sì sì, quindi a presto, state tranquilli che prima o poi le live arriveranno. Per il momento però aiutateci, mettete un bel mi piace sotto questo video se vi è piaciuto, registratevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti, ma soprattutto sapete cosa dovete fare di questo video? Condividete! Ciao Armando!